bisognerebbe fare una trasmissione ad altri orari, perché il gatto dormiglione non appetisce molto questa cura. Incominciamo qui con la lettura di un nuovo libro, di un sociologo, è quello che si sveglia. Fai un sorrisino? Niente da fare, ragazzi. Va bene, cominciamo con la lettura allora. Cosa c'è qui dentro? Ah, ecco, ce ne andiamo? Cominciamo tra un attimo. Pausa, ancora prima di cominciare. Il pensiero occidentale non ha fatto veramente i conti con il suo fondamento bellico, non ha mai pensato radicalmente alla guerra e quindi non ha pensato fino in fondo la propria inevitabile crudeltà nel disinteresse per le vittime uccise da noi, che contrasta con l'apparente ipersensibilità per quelle provocate da popoli selvaggi, primitivi, animaleschi, premoderni. Io vedo un'ipocrisia fondativa che è la negazione sia della verità morale sia di quella fattuale. Di che cosa si tratta in questo libro? Di riflettere su un non detto o il deliberatamente taciuto di quella che si chiama tradizione occidentale. Il libro è Carnefici e spettatori, la nostra indifferenza verso la crudeltà. È scritto da Alessandro Dal Lago, che è un sociologo e un collaboratore più che ventennale della rivista di filosofia Out Out, fondata da Enzo Pacci e diretta forse da un trentennio ormai da Pieraldo Rovatti. Il libro comincia con il porno show planetario della guerra, il peep show partecipativo. L'idea per narrare della guerra, che risulta un'incognita, è quella di dare un termine presunto non incognito, molto più comprensibile e apparentemente più semplice di quello della guerra. In questo caso è il peep show. In che senso Alessandro Dal Lago fa questa provocazione? E c'entra comunque la spettacolarità della guerra, c'entra la questione che la guerra è anche una forma di erotismo magico e ipnotico. E lo fa con i peep show, perché rispetto per esempio al porno online, è qualche cosa che non è fruibile senza partecipazione, mentre invece questi spettacoli sono on demand. Se non c'è il cliente che paga, questo spettacolo non avrà luogo. Questa metafora permetterebbe di intendere che noi presunti spettatori neutrali dinanzi alle guerre, in realtà, col semplice interesse, insomma, guardandole, mettendoci e mantenendoci in questa posizione di chi vede, apparentemente tra l'altro esterno alla questione, in realtà è per Alessandro Dal Lago il fondamento stesso dell'esistenza delle guerre. Ci sono vari capitoli e come sempre i titoli sono molto indicativi. Il prologo è lo show planetario della crudeltà, poi abbiamo un capitolo molto interessante per gli antecedenti che ci dà, la crudeltà degli antichi e dei moderni, poi volgere lo sguardo, l'oscurità della battaglia, come la guerra è diventata invisibile e l'ultimo capitolo è le guerre che non c'erano. Rispetto alla questione della guerra, dice Alessandro Dal Lago, ecco dunque
che ci troviamo di fronte non già a un processo di incivilimento progressivo, ma una differenziazione delle strategie di gestione della violenza e della spettacolarizzazione della violenza. Come si spiega questa articolazione? Per rispondere, è necessario abbandonare il confronto con gli antichi tempi e gettare uno sguardo sull'origine del nostro mondo moderno. La guerra è tuttavia un fenomeno osservato, insomma l'approccio sociologico è quello, dinanzi agli occhi ci sarebbero i fatti e andrebbero letti i fatti, mentre invece è discutibile persino la credenza nel fatto. Leggere gli atti degli umani, che diventano fatti solo applicando loro un presunto strutturale principio di significazione, porterebbe appunto lontano questa analisi. Alessandro Dallago chiama discorso della guerra, per una volta all'interno del libro, questa questione, ma l'analisi del discorso della guerra non verrà, sebbene si pone alle origini del conflitto. Coloro che hanno cercato di analizzare l'origine del conflitto diventano teologi un po', si accorgono che ci sono questi tre monoteismi in guerra, e una sola sarebbe l'origine, due sarebbero in posizione di non proprio di verità. E dove nasce questa guerra delle referenze ai tre monoteismi? E qual è la matrice? Qual è l'analisi che possiamo cominciare a svolgere? Questa analisi può cominciare con il quasi dimenticato Freud nel suo testo. Non che Freud non circoli sulle bocche degli idioti, ma insomma che sono tanti, ma non è letto nel suo testo, e ci sono elementi di lettura della guerra, in particolare della struttura degli eserciti e delle chiese, che ancora oggi sarebbe fruttuoso analizzare. Rimaniamo a questo caso, noi ci interessiamo anche a ciò che scrive la sociologia, ciò che scrive l'antropologia, ciò che scrive la biologia, ciò che scrive la filosofia, la storia e la teologia, perché poi ci si avvicina alla question, a quel che conta, e non è così chiaro chi rimane al livello della copertura delle cose e chi comincia a leggere qua e là, tra le brecce, no, tra i fori e i tagli di Lucio Fontana. L'intollerabile del massacro, della crudeltà, della guerra, diviene pian piano nel XX secolo e nel XXI invisibile, e diventa appunto, come l'ha chiamata Alessandro Dallago riprendendo la nota sparata di Magritte, che era "questa non è una pipa", l'immagine della pipa non è una pipa, questa guerra che non è una guerra. Basti pensare alla delirante nozione di guerra di pace o di guerra giusta, insomma alla giustificazione della guerra. Qualsiasi giustificazione della guerra è ingiustificata, la guerra è inammissibile intellettualmente, che vuol dire nell'essenziale della vita, e non qualcosa di libresco o di una casta. C'è un distogliere lo sguardo, e questo è preciso nell'elaborazione di Alessandro Dallago, dalla violenza e dalla crudeltà, senza aderire, tra l'altro, aggiungiamo noi questo, non parla di questa cosa, ma senza aderire alle tesi dell'orrorismo, che sembra una grande invenzione di Adriana Cavareo, e che sarebbe propedeutico all'etica civile mostrare l'orrore, mostrare il massacro. Poi, come si sa, c'è tutta l'altra corrente che pensa che è perché
il massacro, l'orrore è mostrato, basta pensare alla, alla produzione insomma di film dell'orrore eccetera, che ci siano invece fenomeni di imitazione in senso inverso, cioè si farebbe vedere l'orrore perché la vista dell'orrore dovrebbe provocare una reazione etica e invece provoca una reazione di imitazione, come noto, non solo ai sociologi. Il mercato mediatico dell'orrore non è bella cosa rispetto all'invisibilità, invisibilità, visibilità della guerra, e la minor visibilità per esempio che in questo momento hanno le vittime tra i bambini in Siria e le vittime tra i bambini in Palestina potrebbe appunto essere oggetto di analisi. E il paradosso più forte rispetto al fatto della prosecuzione delle guerre, che pare andare da sé, che pare anche naturale quasi, è quello appunto che poi questa guerra invisibile, che forse lo è diventata così proprio con in questo secolo con la guerra del Golfo, contro la presunta invisibilità della guerra, ecco questo passo appunto dal capitolo come la guerra è diventata invisibile. Il Novecento è stato il secolo della guerra. Tutto quello che gli uomini si sono fatti da quando sono comparsi sulla terra rimpicciolisce davanti ai più di 100 milioni di morti del XX secolo. Una cifra superiore a tutte le vittime delle guerre precedenti. E sono citate poi le referenze in nota. Ma questa valutazione non può rendere conto del tipo di catacombi contemporanee. Fino all'inizio del Novecento i conflitti coinvolgevano in massima parte i militari. Si calcola che per tutto l'Ottocento, con l'eccezione della guerra civile americana, il 90% delle perdite si registrasse tra i combattenti. Ancora nella prima guerra mondiale, la percentuale delle vittime civili si calcola tra il 10 e il 15%, ma sale all'incirca il 40% nella seconda guerra mondiale, per poi raggiungere oggi il 90%. E quindi non è esagerato affermare che nel nostro tempo la guerra è condotta di fatto contro le popolazioni civili. Occorre distinguere tra pace e pacifismo. Non c'è qui una prima lettura del pacifismo, eppure ne offre i termini proprio nell'esergo al quarto capitolo, quello sulla guerra che è diventata invisibile, e la citazione è da Guerra e guerrieri di Junger. In realtà gli stati di pace non sono altro che le condizioni in cui la guerra è latente. Lo stato di pace è il padre della guerra. La pace è l'ordine che sempre sprigiona la guerra e le fornisce i mezzi di cui necessita per la sua esistenza. Questo tuttavia non è la pace, è il pacifismo. Il pacifismo infatti è l'altra faccia del, come chiamarlo, del guerrafondaismo, è l'altra faccia dello spirito guerriero, perché non è per nulla contrario alla guerra, ci va in guerra per ragioni umanitarie. Karl von Clausewitz, della guerra, non ha scritto altro, quindi non poteva che essere della guerra. I tre quarti delle cose su cui ci si basa per agire in guerra sono immerse nella nebbia, più o meno densa, dell'incertezza. Karl von Clausewitz, della guerra. La zona d'ombra, la nebbia, l'incertezza, sono cose che non sono prese in considerazione, no? Poiché per una volta chiama il discorso della guerra e quindi, come già accennato, ma preciso ulteriormente, non c'è nessun confronto con la tradizione psicanalitica rispetto all'analisi di queste cose.
Curioso poi che Alessandro Dal Lago colga la rinuncia che è nata nella letteratura rispetto al capire perché la guerra. Dice appunto: nell'oscurità della battaglia, rispetto a questo, la letteratura di guerra, nelle sue prove più alte, non sarà che un canto funebre sull'umanità alla deriva, sui grandi cimiteri sotto la luna, per citare un'opera di Bernanò sulla guerra civile spagnola, finché si confonderà nel brusio indistinto e nel silenzio indifferente d'oggi. E tuttavia è la mia impressione, la sociologia, per la sua struttura, rinuncia all'elaborazione intellettuale di questa cosa, presume che il livello fenomenologico sia l'unico livello che resti, no? Quello di vedere per davvero i fatti, di andare al di là dell'apparenza. Spesso le obiezioni che rivolgiamo agli altri sono obiezioni che sono valide nel nostro caso. In questo caso appunto, no? Che la letteratura di guerra non aiuta a intendere ed è un canto funebre sull'umanità alla deriva. A noi pare che anche la sociologia sia un canto funebre sull'umanità alla deriva. Questa deriva dell'umanità va appunto indagata nella sua origine e quindi per esempio nella presunta distinzione da diritto naturale, se non divino, in amico-nemico, che è la prima cosa da dissolvere per cominciare a intendere che cos'è la guerra. Oggi l'invisibilità delle guerre in cui l'Occidente è coinvolto arriva a vertici a dir poco surreali. Le guerre vengono combattute nella massima indifferenza di gran parte delle popolazioni occidentali e rimosse con straordinaria rapidità, mentre da più parti, nel momento in cui sto terminando questo saggio, scrive Alessandro Dal Lago, si parla di un attacco di Israele, tra parentesi e forse degli Stati Uniti, contro l'Iran, e alcuni caldeggiano un intervento occidentale in Siria. Nessuno si ricorda più della guerra aerea della NATO in Libia. Era solo la primavera del 2011 e sembra un secolo fa. Così conclude Alessandro Dal Lago: carnefici e spettatori, la nostra indifferenza verso la crudeltà, edito da Raffaello Cortina Editore, in questo anno quindi, nel 2012. Per la tavola con i libri, e per non concludere, questo non è tutto. Mai un gioco di parole è stato così vicino alla verità, è un lapsus, in effetti, non ho per nulla concluso. C'era qualche altro spunto che volevo, su quale volevo andare. Dice Alessandro Dal Lago, e qua siamo rispetto agli interventi umanitari in stati, se non islamici, diciamo di cultura islamica, e di quel che queste presunte guerre per la civiltà invece ottengono effetti completamente differenti. Dice: negando la propria responsabilità diretta in questa tragedia e altre simili, parla dell'Iraq in questo caso, l'Occidente getta le premesse per vendette future, alimentate dalla frustrazione del senso di giustizia, in gran parte
del mondo. E sono queste, dice, guerre spesso decise nell'illegalità e nella menzogna, condotte in segreto e dagli esiti quasi sempre contrari agli obiettivi iniziali, a minacciare sia la libertà sia la prosperità dei nostri paesi. Ecco come conclude Alessandro Dal Lago, è, diciamo, il suo programma teorico-intellettuale, narrare la crudeltà e la guerra, chiamare le cose con il loro nome, dissolvere l'ipocrisia dell'umanitarismo e dell'esportazione della democrazia. È la sola strada per diminuire la violenza che ci circonda. È da mettere in connessione questo passo sulla diminuzione della violenza nell'analisi che ha fatto Jacques Derrida della crudeltà, dove non riusciva a uscirsene teoricamente e quindi doveva ammettere l'ultima goccia di sangue. Qui sarebbe ancora neanche l'ultima violenza, ma solo una diminuzione della violenza. Ecco, c'è la via teorica per intendere che la violenza è del linguaggio e non è dei soggetti, e quindi c'è un al di là del principio di violenza col quale gli umani credono di governare il pianeta e le galassie.